L'anima del Cilento, Franco Alfieri, che ci ospita in questa meravigliosa struttura, questa invenzione di Franco Alfieri, che è diventato il contenitore di tanti eventi. Infatti prossimamente Franco mi pare che è tutto esaurito sempre. Sì, sì, per la verità ci sono richieste anche per il 2023, quindi viene confermata la bontà dell'iniziativa e dell'intuizione di acquisire al patrimonio comunale questa bellissima struttura, e quindi siamo tutti soddisfatti. Eventi di tutto genere, dall'enogastronomia alla musica, allo spettacolo, alla moda, quindi Capaccio Pestum si apre al territorio e questa struttura è diventata ormai già di riferimento regionale e nazionale. Sì, vi facevano i complimenti tante persone delle Proloco, perché io stasera sono qua in rappresentanza della Proloco del mio paese di Ceraso, e sono rimasti stupiti di questa struttura, perché nessuno immaginava un contenitore così bello per poter organizzare eventi. Mi chiedevano come fare per venire qui. Andate al comune di Capaccio Pezzo, perché vi diranno come poter prenotare questa struttura. La varietà degli eventi e anche la curiosità che si apre, perché ci sono state manifestazioni per la prima volta in Campania, nel nostro territorio, quindi davvero interessante. E poi dicevi come si fa? Noi siamo disponibili, questa è una struttura pubblica, è una struttura che è a disposizione ovviamente per gli eventi di qualità, per le cose serie, per le cose che aiutano a crescere il territorio, per far crescere e sostenere le aziende, per la cultura. Quindi la città di Capaccio Pestum la mette a disposizione. Era una bella ragazza di Capaccio Paese, rappresenta la dieta mediterranea, Nunzia Marandino, sono già anni che fa questo, e quindi l'abbiamo da associare a questa manifestazione stasera. E io penso che a Capaccio sono contenti di avere questo sindaco, perché già ho sentito che ci saranno cose belle per il futuro, saranno nuove novità. Ma io lo spero, che sono contenti, però la verità è che laddove ho amministrato non è un passaggio inutile, un passaggio che non lascia tracce. E d'altra parte il dovere di un sindaco, di un'amministrazione comunale, è quello di far crescere la città, il paese, migliorare la qualità della vita, creare le condizioni per lo sviluppo, per le famiglie e per le imprese, lasciare opere che fanno stare meglio e fanno vivere meglio i residenti, e quando stanno bene i residenti si crea anche la condizione per il turismo. È un'azienda, Sant'Angelo Fasanella, che ha ritrovato questo vitigno antico e lo produce.